c'è grande fermento nelle stanze al secondo piano del Tribunale di Trieste, lì dove in mattinata è stato conferito l'incarico sia ai periti nominati dalla Procura sia a quelli delle parti offese relativamente alla riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata morta 21 giorni più tardi, il 5 gennaio, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico. Liliana aveva la testa avvolta in due sacchi neri legati da un cordino, il suo corpo in posizione fetale adagiato ad una rete metallica. La riesumazione è stata segnalata come opportuna dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, incaricata dalla procura triestina di seguire la super perizia sul cadavere della donna. Una vicenda che si protrae da oltre 24 mesi. Dopo la scomparsa dalla casa di via Verrocchio, gli agenti della squadra mobile hanno indagato a lungo, scavando nella vita privata di Liliana ed anche in quella delle due principali figure maschili di questo giallo, Sebastiano, il marito della 63enne, e Claudio, l'amico speciale con cui la donna aveva intrapreso una relazione sentimentale. A febbraio 2023 i pubblici ministeri, convinti che si trattasse di suicidio, avevano chiesto l'archiviazione. Il 3 giugno, a sorpresa, il GIP Luigi Dainotti rigetta la richiesta di archiviazione e dispone ulteriori approfondimenti investigativi sintetizzati in 25 punti. Cambia anche l'ipotesi di reato da sequestro di persona ad omicidio volontario, sempre e solo a carico di ignoti. Tre i punti fondamentali che si dovranno chiarire con questa autopsia bis: come è morta Lilly, quando è morta e l'origine di quei lividi sul volto della donna.